Gli integratori da assumere se si suda tanto o si è in estate. Ne parliamo all'interno di questo video. Ciao a tutti, per chi fosse nuovo qui, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale e sono una delle pochissime persone ad affrontare l'integrazione senza conflitti di interesse. Ciò significa che su questo canale non andiamo a vedere e a parlare di integrazione, ma anche di altre tematiche come l'allenamento e l'alimentazione, per sentito dire, perché ci sia un brand che mi paghi lo stipendio, perché io vi debba vendere qualcosa con il codice sconto. No, noi qui andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono e lo andiamo ad applicare, come in questo caso, nell'integrazione di tutti i giorni. Per questo motivo, per aiutare più persone possibili a proteggersi da tutta questa mala informazione che circola in rete, ho lanciato il mio percorso chiamato La Rivoluzione sull'Integrazione, che è una guida in continuo aggiornamento su tutte le informazioni scientifiche riguardanti l'integrazione per ogni casistica: aumento di massa muscolare, perdita di grasso, salute a 360 gradi. Senza speculazioni o altra roba del genere, si va dritto al punto grazie alle informazioni che abbiamo dagli studi. In più all'interno fornisco analisi imparziali dei vari prodotti, dei vari brand di integrazione. Comunque lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti. Bene, allora, quando ci si avvicina all'estate o si è in estate, sicuramente questo è uno dei video più richiesti. E non mi c'ero mai dedicato a farlo, in quanto davo per scontato che se una persona segue tutti i miei video sull'integrazione non avrà problemi nel momento in cui dovesse entrare in estate. Però ho detto, poi tutto sommato, è meglio che lo vada a fare, considerando che, ecco, anche prima, dato che parlavo della rivoluzione sull'integrazione, ho aggiunto un nuovo capitolo bonus proprio su questa tematica. Quindi qualora foste già membri, vi scaricate la guida, gli aggiornamenti sono gratuiti, vi trovate l'aggiornamento. Quindi ho detto, dato che ci ho fatto un aggiornamento all'interno della guida, andiamo a parlare anche su YouTube. Allora, in estate, o comunque in linea generale, quando si suda molto, perché ci sono persone che sudano di più e persone che sudano di meno, anche magari non in estate, alcuni minerali e le vitamine idrosolubili vengono espulse con il sudore, e questo può andare ad impattare negativamente sulle prestazioni che poi noi andiamo ad avere in palestra, quindi in poche parole sui carichi, sul numero delle ripetizioni, sull'endurance durante l'allenamento, perché non necessariamente stiamo parlando di allenamento con i pesi, stiamo parlando di qualsiasi allenamento. Ma tale espulsione può avere effetti negativi anche nel resto della vita del giorno, quindi non solo durante l'allenamento, ma anche all'interno del resto della giornata, in termini di energia, di focus e quindi di concentrazione e così via. Senza poi considerare anche tutto l'aspetto ormonale, come abbiamo visto, infatti alcuni minerali e alcune vitamine vanno ad impattare anche per esempio su ormoni come il testosterone. E benché sia molto importante rimanere ben idratati, quindi bene, andare a bere anche tanto, chiarito che tanto non sia un'unità di misura, ma quello che magari una persona potrebbe definire bevo di più rispetto al normale, non sarà sufficiente per andare a bloccare l'espulsione di tali minerali, di tali vitamine. Per questo motivo è importante assicurarsi, attraverso soprattutto l'alimentazione e poi l'eventuale integrazione, di non essere già in un punto di carenza di uno di questi minerali o di una di queste vitamine, perché se le andremo ad espellere e eravamo già carenti, capite che gli effetti negativi si presenteranno per forza di cose. E poi adesso andremo ad approfondire le singole casistiche, in particolar modo di quali minerali, di quali vitamine stiamo parlando. Stiamo parlando, quando parliamo di vitamine, della vitamina C e della vitamina B, in particolar modo tutto il complesso, anche su un occhio di riguardo va pensato alla riboflavina, alla tiamina e alla vitamina B6. Queste tre vitamine, in particolar modo della vitamina B6, per esempio abbiamo già parlato, ci aiutano a trattenere per quanto possibile per esempio i minerali, e quindi è importante non essere carenti. Dopodiché abbiamo altri due minerali di cui abbiamo parlato frequentemente, abbiamo il magnesio e lo zinco, prestando attenzione però anche al calcio e, per concludere, al sodio e al potassio. Questi ultimi sono molto importanti per mantenere un buon bilancio di elettroliti all'interno del corpo e sono importanti per mantenere un buon flusso sanguigno sempre all'interno del corpo e quindi far sì che i nutrienti arrivino ai muscoli. Ora, entrando più nello specifico, quando per esempio ho detto vitamina C, la vitamina C viene espulsa con il sudore e quindi potrebbe essere una buona cosa, soprattutto quando si suda molto o in estate, andarla a prendere sia pre-allenamento sia post-allenamento. Attenzione, in altri video passati, parlando di antiossidanti, abbiamo visto come la vitamina C, soprattutto post-allenamento, possa andare ad impattare negativamente sull'adattamento del corpo all'allenamento. Ma qui il dosaggio che gli studi ci consigliano sono dosaggi nettamente inferiori rispetto a quelli che normalmente una persona andrebbe a prendere dal punto di vista di salute. In ottica di salute, per esempio, abbiamo visto che un ottimo dosaggio di vitamina C sarebbe 1 grammo giornaliero, perché abbiamo detto, anche qualora il corpo non ne avesse bisogno, verrà espulso e non sarà tutto questo problema. In alcune situazioni abbiamo addirittura parlato di 2 grammi. Bene, quando noi invece parliamo di andare ad assumere abbastanza vitamina C pre-allenamento e post-allenamento, stiamo parlando di qualche decina di milligrammo, quindi qualcosa tipo 20, 30, 40 milligrammi, dosaggi che, come si capisce, non andranno ad impattare come
un grammo post allenamento, e quindi non c'è da preoccuparsi, considerando però che invece i benefici ci saranno. Per quanto riguarda invece la vitamina B, può essere una buona cosa anche in questo caso andare ad assumerne eventualmente un pelo di più, in quanto comunque, come abbiamo visto, la vitamina B è una vitamina sicura, nel senso che, come per la vitamina C, a meno che uno non ne vada ad assumere un tier di vitamina B, ma anche se uno ne vada ad assumere molta di più rispetto al dosaggio normale consigliato, verrà espulsa e quindi non è un problema. Però in questo modo ci assicureremo di non essere carenti, e in particolar modo andare eventualmente a valutare di andare ad assumere di più nei giorni di allenamento, nei giorni in cui si andrà a sudare molto, per poi invece portarla a livelli normali di mantenimento durante gli altri giorni. Chiaramente, quando parliamo di vitamina B, ricordo sempre che, se possibile, se dobbiamo andare ad utilizzare l'integrazione, poi parleremo anche di alimentazione, ma se dobbiamo andare ad utilizzare l'integrazione, idealmente vorremmo andare ad utilizzare un integratore di vitamina B con le forme attive della vitamina B e non un qualsiasi integratore generico di vitamina B, in quanto in quel modo ne riusciremo ad assorbire di più. Chiaramente, prima di parlare del resto, voglio chiarire una cosa: quando parliamo di andare ad eventualmente integrare minerali e vitamine, la cosa importante da comprendere è che non è che se ne vado a prendere un eccesso rispetto a quello di cui io ne abbia bisogno, avrò benefici in più in termini di prestazione, in termini di vita quotidiana. Questo quantomeno stando agli studi odierni. Il fatto eventualmente di andare a prendere di più, come parlavamo della vitamina B, è solo un fattore di prevenzione di non essere poi eventualmente carenti, ma non è che io avrò benefici in più. Questo lo voglio chiarire, perché ci sono alcune persone che alcune volte, magari quando entrano all'interno della rivoluzione sull'integrazione, mi dicono cosa stanno prendendo, magari prendono un quantitativo di integratori eccessivo e gli dico: ma cosa la stai prendendo a fare tutta questa roba qua? Per quanto riguarda il magnesio, abbiamo già visto come sia coinvolto in oltre 600 reazioni all'interno del corpo e come anche una sola piccola carenza possa andare ad impattare negativamente proprio su tantissimi aspetti della propria vita, dall'allenamento, come dicevamo, alla concentrazione. E qui concettualmente gli studi ci consigliano di muoverci intorno ai 400 mg giornalieri fra alimentazione eventuale e integrazione. Per quanto riguarda lo zinco, abbiamo già anche in questo caso parlato, molto importante anche per esempio per il testosterone. In questo caso ci muoviamo fra i 20 mg giornalieri fra alimentazione più eventuale integrazione, e in particolar modo gli studi ci consigliano un dosaggio di 5-15 mg giornalieri di integrazione qualora non si sapesse quanto zinco si andasse a prendere a livello giornaliero, mentre di magnesio, se non sappiamo quanto ne stiamo andando ad assumere attraverso l'alimentazione, gli studi ci consigliano in linea generale, nella maggior parte dei casi, non necessariamente d'estate, 200 mg come assicurazione. Per quanto riguarda il calcio, in questo caso invece gli studi ci consigliano 1 grammo giornaliero tra eventuale alimentazione e integrazione. E invece di sodio e di potassio, abbiamo già anche parlato nel mio video sull'integrazione intra workout, e abbiamo visto di nuovo come sia importante anche per le prestazioni un buon flusso sanguigno, e dato che entrambi, sodio e potassio, vengono espulsi con il sudore, è importante assicurarsi di andarne ad assumere abbastanza. In questo caso però non mi vado ad esprimere sul giusto rapporto sodio potassio, in quanto non ho dati certi per dire: ok, vai a prendere x di potassio, vai a prendere x di sodio. E siccome andare a prendere eccessivo potassio potrebbe essere un problema per la salute, preferisco non dare indicazioni. Muovetevi gradualmente e fate i vostri test e vedete come vi sentite. Ora, per quanto riguarda l'alimentazione, parliamo anche di alimentazione, perché magari una persona dice: ma io non posso andare a prendere tutta l'integrazione, che anzi assolutamente senso non voler andare a prendere tutta l'integrazione. Cosa possiamo andare a fare? Per quanto riguarda la vitamina B, possiamo andare per esempio ad utilizzare il tonno, gli arachidi, i fagioli neri, le lenticchie. Per quanto riguarda la vitamina C, benché questi alimenti non contengono un dosaggio sufficiente da un punto di vista antiossidante, da un punto di vista di reintegrare la vitamina C espulsa con il sudore, questi alimenti hanno senso, come per esempio le arance, le fragole, gli spinaci e i broccoli. Da un punto di vista del calcio, il latte, lo yogurt, i fagioli e gli spinaci. Da un punto di vista del magnesio, verdura a foglia verde, mandorle e pesce. Per quanto riguarda il potassio, patate, banane, tonno e avocado. Per quanto riguarda invece lo zinco, nel pesce, nella carne, nei cereali, nei legumi, nella frutta secca. E quindi fate un attimo le valutazioni voi in base agli alimenti che più preferite e cercate di avere una buona combinazione dei due. Detto ciò, io l'argomento anche oggi l'ho affrontato. Ricordo che tutte queste informazioni, in più è uscito anche il capitolo bonus, sono all'interno della rivoluzione sull'integrazione, dove letteralmente parliamo di tutte le informazioni scientifiche riguardanti l'integrazione per tutte le casistiche, uomo, donna, ventenne, sessantenne, tutto. In più parliamo di dosaggi, combinazioni e tutto il resto. In continuo, chiaramente, aggiornamento, gli aggiornamenti come questo caso sono gratuiti. In più vado a fornire le mie analisi imparziali di vari prodotti di brand integrazione, quindi per esempio se volete la vitamina B attiva ce l'avete già, se volete un multivitaminico di qualità lo trovate all'interno, trovate già tutto, qualora chiaramente non voleste farvi voi la vostra analisi con le informazioni che trovate all'interno della guida. Oltre a ciò poi c'è il mio supporto email, così qualora se avessero delle domande ci si toglie, c'è anche un canale Telegram dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti, video inediti e tutto il resto. Lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti, o ricordo che in alternativa è possibile accedere alla Baldini Academy, che l'insieme di tutti i miei percorsi su alimentazione, allenamento e integrazione, ti prendi la rivoluzione sull'integrazione, ti prendi tutte le altre mie guide e tutte le guide future che usciranno, tu ce le avrai gratuitamente. Anche in quel caso lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti. Ricordo che se hai una mia guida paghi solo la differenza, e per tutte le domande sui miei percorsi, su come funzionassero, se facessero
facessero per voi. Tutto il resto potete scrivere a questa mail qua o a questo numero WhatsApp qui, risponderà Alessandro, il mio assistente, a tutte le domande del caso. E noi come sempre ci vediamo tutti i giorni all'una, sempre su questo canale. Ciao a tutti, peace.